Host 2023 continua ancora nell'area dedicata alla gelateria e alla pasticceria e siamo nel padiglione 6. Siamo in compagnia di Matteo Cutolo, il presidente della Federazione Internazionale Pasticceria e Gelateria. Matteo, benvenuto. Salve, buongiorno a tutti. Matteo, perché intanto tu sei qui in un'area che è davvero enorme, credo sia non meno di 1000 metri quadrati? Assolutamente, 1100 metri quadrati, questo è il forum di pasticceria dove oggi abbiamo tenuto il primo round del World Pastry and Gelato and Chocolate. 12 squadre in gara provenienti da tutto il mondo, 3 componenti per ogni squadra, ognuna dedica alla produzione di degustazione e pièce artistica. In modo particolare noi abbiamo avuto i cioccolatieri che hanno prodotto una pièce in cioccolato e 2 praline, poi zucchero artistico e con torta moderna e poi i gelatieri che hanno prodotto una monoporzione gelato con pièce artistica in pastigliaggio. Domani avremo il secondo round, quindi ci saranno altre 6 squadre che termineranno i loro lavori e a fine giornata, intorno alle 4:30-5, è prevista la premiazione di questo campionato del mondo. Insomma, è una bella faticaccia anche per te che devi presiedere il tutto. Assolutamente, poi noi lavoriamo 2 anni per arrivare a una giornata come questa, la convocazione delle squadre, le selezioni in giro per il mondo, le prenotazioni degli alberghi, diciamo tutto il necessario per permettere alle squadre di venire qua e gareggiare con tutte le comodità possibili e immaginabili. Tu provieni da Napoli. Napoli è una città dai 1000 sapori, i 1000 colori, come diceva Pino Daniele, ma anche dai 1000 profumi quando si entra in pasticceria. Assolutamente, noi voglio dire la pasticceria è un must, quindi in modo particolare in questo periodo noi stiamo diventando forti anche nei grandi lievitati. Oggi il panettone è diventato un altro prodotto prettamente, diciamo, meridionale, quindi siamo totalmente, voglio dire, presi da queste grandi produzioni. Matteo, nei prossimi 4 mesi, nei prossimi 6 mesi, che cosa si prevede? Quali sono le attività che la federazione ha previsto? Allora, sicuramente a partire poi, finito questo campionato, noi lunedì e martedì avremo il campionato del mondo di cake designer, dove ci saranno gli artisti decoratori in accoppiata con i pasticceri per decretare alla fine dei 2 giorni un altro campione del mondo, proprio del cake designer. E poi nel mese di novembre, 19 e 20, avremo a Napoli presso Gustus, la fiera del settore che abbiamo a Napoli, la finale del miglior panettone del mondo. Bene, e allora noi cercheremo di darvene notizia attraverso orecanews.it e probabilmente anche con una nostra pillola video girata nel corso di Gustus a novembre proprio a Napoli. Matteo, grazie, sei stato cortesissimo, ci rivedremo certamente e magari anche con una mini intervista dedicata alla tua professione e a tutto ciò che tu vai a fare per la federazione, che ricordo accorpa qualcosa come oltre 1500 iscritti. Sì, assolutamente sì, fortunatamente in Italia poi siamo sparsi un po' su tutto il territorio nazionale e abbiamo anche sedi e delegazioni in ogni regione. Bene. Grazie per la collaborazione. Grazie, alla prossima.